Bentrovati amici di Teleradio Maristella, ci troviamo in questo simpatico ambiente ricostruito, un ambiente tipico di un pianterreno Carlo Fortino. Siamo ad una mostra particolare. La mostra, intanto, diciamo, l'autore è Giorgio Ferraro Battantier. Lo presenteremo tra qualche secondo. Prima parliamo di che cosa si tratta. Si tratta di una mostra che elenca, che enumera gli avi di alcune famiglie importanti di Carlo Forte. E andiamo a scoprire nei dettagli di che si tratta. Mi avvicino all'autore Giorgio Ferraro, benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera. Da scoprire. La curiosità è senz'altro la molla fondamentale, altrimenti questo tipo di ricerche non si farebbe. Dire il perché l'ho fatto non è semplice, sono tanti motivi. L'inizio è stato quasi una curiosità di quando ero ragazzo, parlando con mia nonna da ragazzo, e le chiesi se si ricordava i nomi dei suoi bisnonni, e fece un piccolo disegnetto che poi rimase in un cassetto. Poi nel 90 feci un viaggio in Corsica, mi recai da Iaccio, ebbi modo di visitare la casa di Napoleone Bonaparte. Lì è esposto un bell'albero di tutti i discendenti di Napoleone Bonaparte, e allora mi ha un po' stuzzicato, tanto più che, come molti carlofortini sapranno e chi è di fuori magari no, a Carloforte da diversi anni esiste una famiglia Napoleone come cognome, non come nome. E mia bisnonna è una Napoleone, e circolano un po' di leggende sull'origine di questo personaggio, la sua più o meno importanza. È una famiglia importante, c'era una banca Napoleone. Sì, è una famiglia che, diciamo, che tra i discendenti di questo corso arrivato a Carloforte all'incirca nel 1790, molte persone si sono piazzate bene, sono avuti molti professionisti, molti medici, molti commercianti di spicco, sindaci di Carloforte, fino a quelli che hanno aperto anche una banca in questo secolo. Allora, diciamo che normalmente una famiglia normale ha dei ricordi che arrivano ai bisnonni, sì. Qualcuno adesso, vista la longevità delle persone, si arriva anche ai trisnonni, è molto più di rado, però ecco, la memoria si ferma lì, la memoria, il ricordo anche visivo, la faccia di un nonno, di un bisnonno, però poi non ci rimane nient'altro se non i ricordi dei nonni, dei loro genitori, ma diventa più pallido passando il tempo. Quindi questo è servito per fermare un pochino il tempo, per ritornare indietro e scoprire se tra questi personaggi che hanno dato vita alle nuove generazioni magari si può scoprire, chissà, qualcosa di interessante, di curioso, di importante. Allora, siamo partiti, ecco. Intanto allora, vediamo di scoprire, il professor Giorgio Ferraro ha già parlato di una famiglia da cui ha preso le mosse, naturalmente la famiglia dei Napoleone. Allora, in questo grafico, questo grafico rappresenta la tavola dei discendenti di questa coppia, Agostino Napoleone con la Carlo Fortina Tabarchina e Elisabetto Pisso. Agostino Napoleone veniva anche lui da Tabarca? No, lui veniva dalla Corsica, un uomo di mare che viene dalla Corsica e si fermò a Carloforte. Un parente del generale Napoleone? Questo è quello non che, diciamo che i miei studi hanno appurato che direttamente la parentela non c'è, non come pensavano molte signore anziane imparentate con lui. Era una forma di leggenda, chi diceva che fosse un suo fratello, chi che fosse un figlio illegittimo, e che Bonaparte mettesse come cognome il suo nome ai figli legittimi, ma è stato possibile dimostrare che erano più o meno coetanei, quindi è impossibile. Però non è da escludere una parentela ipotizzando che il cognome Napoleone possa in qualche modo essere collegata al nome. Bisognerebbe fare degli studi in corso, perché mi ripropongo di fare, ma tempo per la prossima vacanza. Non bastano vacanze, forse un po' di più. Allora, intanto cominciamo dal primo ceppo, da Agostino Napoleone ed Elisabetta Opisso, che ho visto là in alto sopra il nome della Opisso, c'è scritto schiava nel 98. Sì, allora, perché come tutti i carlofortini sanno, e anche qualcun altro che ha qualche nozione sulla storia di Carloforte,
La comunità carlofortina, dopo circa 60 anni dalla fondazione, subì una tremenda incursione. Circa la metà della popolazione fu portata in schiavitù. Il marito era ancora vivo all'epoca? Il marito era ancora vivo, erano sposati da poco, sposati da 7 anni. Tant'è vero. Ma lui non fu fatto schiavo? Lui no, venne fatta schiava lei con due figli piccoli, che sono indicati qua all'inizio dell'albero. Ed è stato... I nomi, possiamo ricordare almeno i nomi, Giovanni, Luca... Quelli furono fatti schiavi con lei sono Angela Maria e Francesco. E morirono entrambi in questo paio di mesi che lei rimase lì, perché poi fu liberata, non stette 5 anni come gli altri. Ecco. E questi, i due figli piccoli... Ci fu per caso un riscatto privato? Pare che lei fosse tra quelli catturati nella casa del console francese, e il Bonaparte in persona minacciò il Bey e fece liberare circa un centinaio di persone, tra le quali appunto quindi la Quindi una schiava privilegiata, se vogliamo. Più fortunata degli più altri. Fortunata gli altri, degli altri. Però i bambini non sopravvissero. Ci fu un'epidemia di vaiolo, l'abbiamo appurato, e uno è morto di vaiolo, l'altro probabilmente è morto di qualche altra malattia, proprio al Bardo, la zona di Tunisi dove c'è il palazzo del Bey. Se non ricordo male, i nomi erano Angela Maria e Francesco. Quindi erano anche vivi gli altri due. Gli altri due sono morti piccoli lo stesso. Non è stato possibile documentare la morte, perché manca un volume fondamentale, purtroppo, su Carloforte. Allora, andiamo ai sopravvissuti, che sono ai vivi. Ci sono quattro ceppi fondamentali che hanno avuto discendenti. Angiolina, che in quanto femmina ha perso il cognome e i discendenti diventarono Plaisant. Perché si è sposata a Plaisant. Con un maschio, esatto. Sì. Poi andando sulla destra contiamo Francesco. Ecco, Francesco che ha mantenuto il cognome. Da quale? Si è sposata con una Plaisant. Con un'altra Plaisant, sì, però. Ecco, sì. La famiglia Plaisant a Carloforte è incredibile come incroci di matrimoni. Forse è quella la massima. Allora. Poi c'è il ramo di Giovanni, da cui discende il sottoscritto. Ecco. E poi c'è... se lasciamo perdere Giorgio, che ha avuto solo una figlia morta giovane e nessun altro discendente, c'è il quarto ramo che ha avuto una discendenza, che è Giuseppe, i cui due figli, Agostino e Gregorino, fondarono la famosa banca. La famosa, bene. Si chiamava quindi, banca ecco. Giuseppe Napoleone, in onore del padre. Quindi la banca comincia da qui, da questa generazione. Dai nipoti del Corso. Bene. Sì. Diciamo che sono persone nate nel 1850. Allora, circa. Concentriamoci a questo ceppo. Sì, concentriamoci a questo ceppo e arriviamo ai giorni nostri. Quindi siamo passati, vediamo un po' le date, dal 1760. Sono 8 generazioni, siamo da un approssimativo 1660 a 1996, l'ultimo bambino nato che discende da quella persona. Bene, e qui in mezzo ci sono quante generazioni? In mezzo sono dunque... Sono 8 in tutto, sono 8 generazioni, contando il capostipite e gli ultimi nati. E gli ultimi nati, arrivando ai giorni nostri. Bene, adesso non possiamo naturalmente entrare dentro tutti i nomi, perché sarebbe impossibile. Chi fosse interessato naturalmente potrà avvicinarsi qui alla mostra di persona e verificare che magari tra questi nomi non ci sia qualche antenato o qualche parente. Allora, intanto vediamo un po' le foto. C'è uno stemma, la foto di un personaggio austero. Quello è Agostino Napoleone, ecco. È un nipote del capostipite. Diciamo che è un cugino in primo grado dell'Agostino che fondò la banca. E poi ce n'era una. Ripresa da dove? Dove poteva essere riprodotta? Questo non lo so. So che circolava nella famiglia questo stemma e ne ha fatto una riproduzione. Questo è mio prozio. Ce n'era una all'interno del Palazzo Napoleone, però è stato coperto dall'intonaco. Niente di più di facile che scrostandosi tiri fuori. Poi anche un altro carlofortino dal cognome Napoleone, uno dei pochi rimasti, ne ha una copia su carta. Viene un po' a confrontarli e vederli, insomma. Sarà un altro motivo di ricerca. Ci avviciniamo adesso, ci spostiamo un attimino, ci spostiamo in questo ambiente. Dove troviamo ancora vecchie foto, un quadro con vecchie foto, e poi il professor Ferraro ci illustrerà di che si tratta, e in questo quadro invece alcuni documenti di matrimonio. Intanto una cosa simpatica, questo intitolato I Renzo e Lucia di Carloforte.
Vediamo un pochino. Intanto una lettera scritta a mano con una penna inchiostro, una china, e poi la trascrizione, perché questa è quasi illeggibile. Sì, l'ho fatta io perché fosse comprensibile. Allora, di che si tratta? Chi sono questi Renzo e Lucia di Carlo Forte? Allora, come la maggior parte degli italiani conosceranno la storia del matrimonio di Renzo e Lucia, che si presentarono di notte in casa del curato, dichiarando questa è mia moglie, questa è mio marito, con dei testimoni, e la religione cattolica considera questo matrimonio valido. E un episodio analogo è capitato a Carlo, più di uno, ne ho trovato un paio io. Questo è uno che ho riportato, è capitato... Allora, intanto vediamo le date, non si sa più o meno... Siamo 1761. Ecco, 1761. 33 anni dopo la una fondazione Renzo di Carlo e Lucia, che forse non avevano letto I Promessi Sposi. Precedente. Bene, un po' dopo. Per ma come chissà se l'avevano letto poi. Allora, difficilmente. Allora, questi due sposi, questi due fidanzati, volevano sposarsi a tutti i costi. E leggiamo questa lettera. Italiano scorretto, un po' aulico. Ecco, sì, va bene, tanto dal 1700 a 11 di luglio dell'anno 1761, essendo io sottoscritto vicario curato di questa Santa Chiesa di Carloforte, chiamato con il finto pretesto di esser dato un forte accidente a Teresia Napoli per mezzo di Nicola Traverso, forse questi i nomi degli sposi o no, dei testimoni. No, allora, Nicola... Andai a detta casa. Sì, se posso riassumerlo brevemente, le cose andarono così, che ci fu un incaricato... Questi due per caso? Gli sposi erano un certo cavaliere vassallo di Brondelle, un piemontese, e Teresa Napoli, Carlo Fortina. Ecco, sì. E mandarono questo loro conoscente, Nicola Traverso, a chiamare il prete, fingendo... Che ci fosse un caso di estrema unzione, una malata grave. Un forte accidente, esatto, come lo descrive. Il prete quindi andò in casa di Teresa Napoli per vedere di che si trattava. Appena entrò dentro, il cavaliere vassallo e Teresa Napoli si dichiararono marito e moglie in presenza di un altro testimone e di quello che era andato a chiamare il curato. E questi vennero processati. Sì, ma chi, gli sposi o i faccendieri? Sia gli sposi che il messo. Ah, ecco. Lo sposo venne imprigionato a Cagliari e Teresa Napoli qui a Carloforte. Poi si dichiara alla fine dell'atto che venne pubblicamente assolta dalla censura, comunque passarono dei guai, a quell'epoca era perseguibile. Non si sa la pena però. No, penso che fosse abbastanza lì. Una storia curiosa. In prigione per scoraggiare forse altri tentativi di matrimonio così preso con viola, clandestino. Allora, invece qui due atti di matrimonio, di qua chi sono? Siamo più vicini a noi, qua riguarda la mia famiglia, sono due atti di matrimonio tra cugini in primo grado. E che cosa, di cosa avevano bisogno questi cugini di primo grado? Ovviamente avevano bisogno di una dispensa dalla Chiesa, avere il permesso di potersi sposare ugualmente, spesso dichiaravano dei motivi anche... non molto contingenti, sì, magari dicevano di essere poveri, di vivere in ambienti piccoli, quindi era stata inevitabile l'attrazione, c'era stato quindi un atto sessuale, un qualcosa che andava onorato. Sì, poi col matrimonio bisognava per forza sposarsi, insomma, questo era in poche parole. Allora, molto bene. Il matrimonio di Agostino è la coppia del matrimonio di Agostino Napoleone e Laopisso, sarebbero il capostipite dell'albero che abbiamo visto prima. Ecco, 11 agosto 1731 91. Allora, nel 1791 Napoleone e la Elisabetta Pisso diventano spose. Allora, invece andiamo a vedere le foto brevemente, così possiamo permettere al pubblico di entrare. E allora, queste magnifiche foto, un po' sbiadite dal tempo, vecchi costumi, vecchi visi, visi antichi, se vogliamo così. Allora, vediamo brevemente, hanno una storia queste foto? Ma diciamo di chi sono? Le foto sono della mia famiglia, mia nonna me le ha cedute perché sa che sono appassionata e curo un po' queste cose. Non c'è un filo conduttore particolare, la maggior parte sono miei parenti, altri no, ho fatto una scelta puramente estetica. Questo per esempio è un mio zio,
È molto bellina Ah, bella, perché bella con la con questa. carrozzella di ferro, Sì, qua sì. siamo nel 1900. Peccato che non è rimasta la carrozzina. No, ora le fanno finte, qua siamo nel 1905. Questo è un bambino che ha 2 mesi di vita e la foto è del 1899. E si legge la dicitura a margine? Si legge qualcosa, si dice in francese portrait d'amitié, ma a mente non lo ricordo, quindi non è agevole in questo momento leggerlo così. Sì, va bene. Questo è il padre. Hanno un cognome che a Carloforte è scomparso. Questi sono militari? Sì. Sono molti militari. Quello è Attilio Penco, un cognome di Carlofortino. Sì. Ne sono rimasti pochi a Carloforte, qualcun altro si è spostato in diverse parti d'Italia. Questa era la moglie, che è morta molto giovane. Questa è Maddalena Napoleone, che è mia bisnonna, una discendente di Agostino Napoleone il Corso. E quello è un fratello, Egidio. E gli sposi in alto? Dunque, gli sposi in alto sono Egidio Napoleone e la prima moglie Marietta Maurandi. Sono dei miei lontani prozii, sempre della famiglia Napoleone. Grazie, grazie al professor Giorgio Ferraro. Ecco, noi qua dietro abbiamo un altro riquadro. Ecco, possiamo avvicinarci un attimo. Questo è che cosa è? Diciamo che questo è l'albero più importante dell'esposizione. Si chiama, il termine tecnico è tavola genealogica degli ascendenti per quarti. È la ricerca di tutti gli antenati di una persona. Allora, dove incontriamo in questo albero, in questo riquadro, dove incontriamo la coppia Napoleone Opisso? La coppia Napoleone Opisso la incontriamo qua. Eccoli lì. Praticamente tutto quell'albero che abbiamo visto prima, qua, in questo punto qui, la coppia Napoleone Opisso. Quindi l'altro quadro parte da quella posizione. L'altro schema sviluppa la discendenza di queste due persone. Sì. Proviamo a immaginare cosa vuol dire e provare a fare l'albero di ogni persona. È un lavoro eccezionale, ma adesso andiamo un po' a vedere come si può trovare, come si possono trovare i nostri avi, i nostri ascendenti. Allora. Ci vuole un po' di curiosità, un po' di passione e molta costanza. Ma la ricerca avviene prevalentemente su dei registri. Diciamo che le pubblicazioni, i manoscritti fondamentali sono i cosiddetti quinquilibris, sarebbero i registri ecclesiastici dove venivano annotati i matrimoni, le cresime, i battesimi, le morti. Però volevo chiedere un'altra cosa. Dunque, abbiamo parlato di date e prima abbiamo detto che da Napoleone, da Agostino Napoleone all'ultima generazione ci sono 8 generazioni, sì. Quindi dal 1000, vediamo un po' se ricordare la data, dal 1760 più o meno fino a oggi ci sono 8 generazioni. Sì, ecco. E allora risaliamo indietro nel tempo. Qua ne abbiamo un paio in più. Ne abbiamo una in meno perché ci sono l'ottava generazione dell'altro quadro, sarebbero oggi dei bambini. Qua la ricerca abbraccia 10 generazioni, un arco di circa 300 anni. Il capostipite chi è? Non c'è un capostipite perché essendo tutti i miei antenati sono tutti capostipiti. Qua non è... Quindi si arriva al ricercatore, in questo caso sono io. Sì. E la cosa che è curiosa è che dato che Carloforte è un'isola, è un microcosmo, si può notare come da una persona si possa arrivare a un discendente per 3 o 4 vie. Per esempio, da questo Antonio Maria Ferraro, che non è colui che mi ha dato il cognome, tra l'altro, ma è un altro, Gaetano Ferraro, io discendo 4 volte, tramite 4 figli, Giorgio, Nicoletta, Paola e Maddalena. Loro ovviamente non potevano sapere che un domani confluivano in me o nei miei fratelli, e questa è la parte, diciamo, dello studio demografico su Carloforte, perché è una comunità particolare, data la posizione geografica e le dimensioni dell'isola. Allora, la difficoltà nella ricerca può essere dovuta al fatto che molti archivi sono andati distrutti o durante le guerre o durante incendi, non lo so, devastazioni in genere? È possibile? È possibile, anche se... Fino a che età ci si può fermare, ci si deve fermare, entroso nel tempo? Io mi sono posto un limite, il limite è stata la metà del 600, infatti la nascita più vecchia che ho appurato è del 1666. Sono circa 300 anni fa, ma mi sono posto il limite io perché ho scelto, anziché di
di cercare tutti i Ferraro fino, non so, al 1200-1300, cosa che oggi è facilmente fattibile, anche se lascia il tempo che trova, acquistando pubblicazioni che costano 100.000 lire. Ma volendo cercare gli antenati in tutte le direzioni, mi sono imposto il limite dei genitori di quelli arrivati da Tabarca, altrimenti qua sono 3 metri di larghezza. L'ascoltatore si può rendere conto di cosa vorrebbe dire andare indietro di un'altra generazione, diventerebbe 6 metri l'albero e anni di ricerche. Allora, ti sei fermato soltanto alle date, ai matrimoni, nascite e morti, oppure ti sei informato anche su un'attività, sul lavoro svolto, quando sulla professione? Quando è stato possibile, sì. Infatti qua ho messo anche alcune attività, ho segnato, ho più dati di quelli che ho esposto, ma ho voluto mettere solo quelli di cui sono, diciamo, certo, quasi al 100%. Ho indicato alcune professioni, ho indicato quelli... Marinaio, Simone Baghino, sì, marinaio, pescatore, 1840, pescatore, ho indicato marinaio. Quando hanno avuto cariche tipo il sindaco, ecco. Ho indicato quando sono stati fatti schiavi, ricordiamo che sono 2 le schiavitù della comunità carlofortina, una è propriamente carlofortina ed è di fine 700, nel 1798, la prima schiavitù riguarda i tabarchini non arrivati a Carloforte. E qua sono indicati, dove è stato possibile, sia i primi schiavi che i secondi. Allora, abbiamo detto tutto? Fondamentalmente sì, particolari sì. Ce ne sono tanti. Sì, particolari ce ne sono tanti, lasciamo che il pubblico li scopra, venendo qui alla mostra. Allora, ringraziamo il professor Giorgio Ferraro Battantier. Perché i due cognomi, a parte perché è stato un po' un vezzo anche in sintonia col tipo di ricerca, ma soprattutto perché un caro conoscente di Carloforte è un mio omonimo e si occupa di studi di Carloforte, molti mi confondono con lui, quindi mettendo Giorgio Ferraro mi avrebbero probabilmente scambiato col mio più anziano collega, allora ho preferito non correre rischi. Allora, Giorgio Ferraro Battantier, per un vezzo dovuto alla sua... È un bisogno. Allora, noi ringraziamo il professor Giorgio Ferraro, auguriamo tanto successo a questa mostra, di poter continuare, continuare nella ricerca e magari noi siamo tanto curiosi, ci piacerebbe scoprire magari degli aneddoti, dei particolari, delle curiosità, magari non su tutti, ma su alcuni personaggi, perché tra tanti sicuramente ci saranno storie particolari, piccanti, magari di dolore, magari di fatica, magari ho incontrato di... anche il dolore. Quindi ci saranno tante storie. Chissà, può darsi che un giorno possa meglio specificare questi personaggi che hanno così dato origine al suo albero genealogico. Noi lo ringraziamo di averci ospitato in questa sua mostra e naturalmente gli facciamo i migliori auguri. A tutti, arrivederci. Arrivederci anche da parte mia.